Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, nuovo video. Mi vedete con questo cerchietto natalizio, ma non è un video natalizio perché sono tornata con il video delle tre domande sui libri. Il libro che hai appena letto, il libro che stai leggendo e il libro che leggerai. Come ho già detto nel precedente video, è una tipologia che ho già visto fare a Claudia Passione Libri, infatti l'ha ideato lei, quindi la saluto perché è una ragazza veramente carinissima e mi piacciono un sacco i suoi video a recensione dei libri. Per cui, ciao Claudia! Allora, partiamo subito. Libro che hai appena finito di leggere. Il libro che ho appena finito di leggere è Stay di Tamara Ireland Stone. Questo qua è il primo di una saga di cui è uscito il seguito qualche mesetto fa, credo, non di più, ed è Away Secondo. Questo libro sinceramente non mi ha colpito più di tanto. Allora, diciamo che la storia di fondo è molto molto carina, perché comunque i viaggi del tempo non sono un tema molto utilizzato nei fantasy. L'unico libro che parla di questo argomento è la trilogia delle gemme di Kirsten Gere, ovvero Red, Blue e Green, e quello mi era piaciuto davvero tanto. Questo invece è così cos'ha, però non ho ancora fatto la recensione, per cui appena la farò la vedrete sul nostro canale. E comunque gli darei una via di mezzo come voto, né troppo alto né troppo basso, perché comunque la storia di fondo è carina. Manca la caratterizzazione dei personaggi, che quelli purtroppo sembrano degli omini impagliati che fanno esattamente le cose come glielo dice l'autrice, senza provare alcun sentimento. Quindi boh, questo qua è una via di mezzo. Poi il libro che sto leggendo è Pandora di Licia Troisi. Finalmente lo sto leggendo anch'io. E allora, a parte la copertina, che vabbè, non mi fa impazzire, devo essere sincera, preferivo quelli di Paolo Barbieri, però va bene così. Questo libro io sono arrivata più o meno a metà, ma ora che sono in vacanza sicuramente avrò più tempo per leggere. Mi sta piacendo davvero tanto e, al contrario di Stay, questo è veramente interessante, diverso, insolito, molto dark, perché comunque è dark, sia la protagonista che la storia è molto anche inquietante. È una tipologia diversa per Licia Troisi, che ha sempre fatto fantasy molto classici, quindi draghi e altre creature. Invece qua è ambientato ai giorni nostri, è una ragazza come tante, a meno che crede di essere come tante, ma che scopre di avere un dono molto molto tetro, molto inquietante e molto mortale, dobbiamo dirlo. Quindi questo qua mi sta piacendo tanto, sono solo a metà, lo so, però la storia mi sta prendendo davvero tanto, sia per i protagonisti, che entrambi mi piacciono un sacco, che per la storia di fondo, che è veramente particolare e interessante, oltre che essere molto innovativa. Ultima domanda, libro che dovrò leggere in futuro. Mi sono armata della mia scatolina contenente tutti i bigliettini con i libri che devo ancora leggere. Tolgo il cuscinetto e ora andiamo a pescare. Sono un po' emozionata, giallo. La carezza del destino. La carezza del destino di Elisa S. Amore. Questo qui, che mi è stato regalato al mio compleanno e dovrò leggerlo come prossimo libro. Mi aveva sempre un po' incuriosito, perché comunque aveva delle somiglianze con la mia storia personalissima, e quindi un po' mi dava sui nervi, perché sapevo che le mie idee non erano così geniali. Però boh, vediamo, prima lo leggerò e poi vedrò se effettivamente è molto simile al mio oppure non c'entra assolutamente niente, perché comunque dalla trama non si può giudicare completamente un libro. La trama è un riassunto spicciato. Quindi questo qui lo leggerò prossimamente. Bene ragazzi, con questo è tutto. Il mio past, present and future book tag è terminato. Spero che, se volete, lo rifacciate anche voi. È molto divertente anche pescare
il bigliettino è molto carino. Io intanto vi faccio gli auguri di Buon Natale, perché non so se riesco a tornare con altri video nuovi prima delle feste, per cui Buon Natale, buone feste e passatele al meglio possibile, perché ci si deve godere di queste vacanze. Quindi noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao ciao.